felici di vederla, sergente. I tirannoidi si stanno preparando per un attacco di massa contro la nostra base. In arrivo. I tirannoidi stanno inviando i rinforzi. Tirannoidi arrivano dal ponte. Fuoco a volontà. Sembra che ne abbiano avuto abbastanza. Congratulazioni, sergente, hai dimostrato quanto vali. Andiamo, sergente. Abbiamo l'ordine di neutralizzare le forze nemiche di guardia al ponte. Ci hanno messo le truppe alle calcagna, siamo circondati, mettetevi in salvo. I tirannoidi stanno assaltando il ponte. Obiettivo sotto controllo. Abbiamo preso il ponte. Personalizza gli anelli di scelta rapida selezionando scelta rapida nel menu di pausa. Puoi aggiungere armi, gadget o modalità di controllo a uno degli anelli. Sergente, qualcuno deve aggirare quei tirannoidi e farli fuori. Abbiamo l'ordine di attaccare la base nemica e di cancellare dal pianeta ogni traccia di questa feccia. Scordatelo, amico. Non ci avvicineremo alla base se qualcuno non mette prima fuori uso quelle torrette. Muoviamoci. In alto, velivoli nemici. Ricevuto. Per accedere all'anello di scelta rapida secondario... Sergente, siamo sopraffatti dai mezzi nemici. Ci servono rinforzi. Wow, davvero un gran colpo, sergente. In arrivo. Arrivano, questo è lo scontro decisivo.
era l'ultimo. Blackwater City è salva. Per un pelo, sergente. Grazie del suo aiuto. Sono inciampato in questi stivali gravitazionali mentre scappavo. Credo che siano della sua misura. Salve ragazzi! Ciao Skid, come va la sorveglianza? Alla grande! Pochi minuti fa è arrivata una fantastica limousine spaziale e non potresti mai immaginare chi c'era dentro. Courtney Girls! Oh, ti hanno visto? No, è impossibile. Sono rimasto in disparte, ho tenuto la testa bassa. Sono come un'ombra, amico. Sicuro che fosse lei? Non c'è dubbio, ha anche autografato la mia maglietta. Ah! Hai idea di quanto possa valere? Skid, vattene subito da lì! Aspetta un attimo, arriva qualcuno. Ehi, se siete qui per la mia maglietta, sappiate che l'asta inizia da 300 volt. Wow, sta calmo, amico. Ehi! Skid è nei guai! Dobbiamo tornare sulle lune di Obani. Questo è il laboratorio per i test sul bio-obliteratore. Vediamo cosa ha combinato Nefarious. Wow, non pensavo fosse così disinibita, signorina Gears. Ma tu, non stai mai zitto? Ok, la smetto. Cavoli, i miei amici non ci crederanno mai. Distruggi tutti gli esseri viventi, amico. Cosa? Hanno trasformato Skid in un robot? Ma è impossibile! Beh, non per il dottor Nefarious. Non aver paura, Reg. Della trasformazione non fa male. Non molto. E poi, credimi, ti divertirai nei panni di un robot. Vediamo se combatti meglio di come canti. E muo! Thank you.
una pop star scadente, annientata. Stai bene, Clank? Trasmissione dalla Fenice. Ho individuato l'incrociatore di Nefarious. Fa rifornimento al porto spaziale di Zeldren. Quark si sta già dirigendo là. Forse è una trappola. Credo che Courtney Gears ci volesse ingannare. Ma potrebbe essere l'unica possibilità che abbiamo per fermare Nefarious. Ci uniremo a Quark al porto. Sta attento, Ratchet. Forza, Clank. Ci occuperemo di Skid più tardi. Presto, distruggete gli esseri viventi e vincete. Benvenuti al porto spaziale di Zeldren. A seguito di un incremento nella sicurezza, le armi nucleari e i tagliamenti non sono più ammessi come bagagli da mano. Disordini nel settore C3. Tutto il personale di sicurezza intervenga immediatamente. Ha ha ha!
credevo che non avremmo più discusso di quella storia. Era la stagione dell'accoppiamento, non pensavo fosse tua sorella. Salve! Da quanto siete lì ad ascoltare? Da troppo. Beh, basta perdere tempo, tutti al lavoro! Useremo questo shuttle per infiltrarci nell'incrociatore stellare. Una volta a bordo troveremo Nefarious e lo prenderemo. Bene, siete pronti? Facile. Ma cosa stai facendo? Tu spostati, guido io. Ah, no, grazie. Sai, vorrei arrivare tutto intero. Spostati, soldato. È il tuo capitano che parla. Capitano, io... Attento! No, non sulla leva di comando! È troppo tranquillo. Non mi piace. Ancora una volta, grazie ai miei brillanti piani, abbiamo colto il nemico di sorpresa. Messaggio ricevuto. Che c'è, Clank? Niente. Dividiamoci e perlustriamo la nave. Ma ricordatevi, Nefarious è mio. Se non lo troviamo prima noi. Forza, Clank. Andiamo a vendicare Skid. Per utilizzare... Signori, stavamo aspettando solo voi. Lo scarto umano è arrivato, signore. Capitano Quark, hai messo su qualche chiletto dal nostro ultimo incontro. Sì? Beh, sembra che a Kearney Gears non interessi molto. Sei tu che lo rendi così bello, Janice. Senti, il mio cuore batte come una locomotiva per te. Ah, questa è la parte migliore della giornata. Sarò io a ridere per ultimo. Ti ho attirato qui per poter assistere coi miei occhi alla tua morte. Sequenza di autodistruzione iniziata. Preparatevi a morire. No! Lawrence, teletrasportaci fuori di qui. Certo, signore. Lawrence! Non è divertente, Lawrence! Cosa aspetti? La nave può esplodere da un momento all'altro! Credo di aver visto una cosa importante! Devo andare a prenderla! Dopo vi raggiungerò allo shuttle!
sbrigati! Dobbiamo andarcene subito. Non senza Quark. Lui ci avrebbe aspettati. Cioè, credo. Beh, buon per lui. Aspetta! Siamo tutti lieti che siate tornati sani e salvi. Hai individuato altre navi che abbandonavano l'incrociatore? Una navicella di salvataggio o un altro shuttle? Qualunque cosa. Mi spiace, Ratchet. Abbiamo sentito tutto dal comlink. Non avevi scelta. Il capitano Quark è morto da eroe. Ci divertivamo super corso d'addestramento fino alle prime ore del giorno. Il capitano Quark aveva così tante belle qualità che non saprei da dove iniziare. Ad esempio? Ok, lui era davvero alto e aveva uno stile d'abbigliamento unico, e poi aveva un grosso mento a forma di... a forma di sedere. Sapete, credo di avere già detto abbastanza. Ho appena saputo. Volevo fare le mie condoglianze al team. La perdita di Quark è una vera tragedia. Quell'uomo era un eroe. Coraggioso, onesto, gentile e d'animo così modesto. Che massa di cazzito! Il capitano Quark è morto. Ma il suo eroismo senza pari vivrà per sempre in ciascuno di voi. Sono certo che la Q-Force renderà orgoglioso il nostro capitano. Forza, ragazzi! Questo è arrivato con la posta di Quark. È il quarto capitolo della serie di videofumetti di Quark. Avrebbe voluto che l'avessi tu. Grazie, Al. Potrebbe darci qualche indizio sulle prossime mosse di Nefarious.